Ciao a tutti dal premio Simpatia, è appena terminato e come tutti gli anni sempre un grande successo e mi trovo qui con le signore Pertica, la signora Franca. Sì, sono io e sono contenta che stasera è andata tutto bene, tutti contenti, allegri. Eccoci qua. Come sempre, ovviamente. Come sempre, certo. E poi abbiamo qui che mandano avanti questo bellissimo... Le figliole. Abbiamo qui Laura, ciao. Ciao, buonasera. Siamo veramente contenti anche quest'anno. Si è conclusa veramente con una grande armonia, grandi emozioni, personaggi fantastici. E ho una bella notizia da darvi. Il regista Paolo Genovese è rimasto talmente colpito da questo premio che quest'altro anno l'ho invitato a far parte della giuria e lui ha accettato e andrà alla ricerca delle storie, perché questo, ricordiamoci, è il premio delle storie. E questa è una bellissima anticipazione e abbiamo Emanuela Pertica. Ciao Emanuela. Ciao a tutti, anche quest'anno è stato un premio ricco di storie, ricco di personaggi illustri e non, e le storie, quelle toccanti, sono state molto applaudite e quindi, come ogni anno, il nostro premio punta proprio su questo e si distacca dagli altri proprio per le storie. Che contraddistingue questo speciale, sempre ricordando vostro papà Momo Pertica. E volevo aggiungere che queste associazioni che noi premiamo qui riescono a dare una voce alle istituzioni e quindi noi facciamo anche da trade union tra l'associazione che dichiara di avere appunto problematiche varie e le istituzioni. Ecco qua, perciò c'è tutto quanto, lo spettacolo. E per concludere, Laura? Ma per concludere appunto mi riaggancio a quello che dice mia sorella, il premio è importante perché il premio è un volano per sensibilizzare le istituzioni su tante problematiche cittadine e poi voglio aggiungere che quest'anno abbiamo dato la nostra solidarietà anche alla famiglia Solesin che è venuta da Venezia, perché Roma è capitale d'Italia, non ce lo scordiamo, caput mundi, come dicevano i latini, e quindi Roma dà il suo abbraccio di simpatia anche oltre le mura aureliane, e anzi addirittura quest'anno è andata addirittura oltre l'oceano perché abbiamo premiato un'associazione italo-brasiliana, l'ICBE Italia Onlus. Perfetto, che dire di più? Salutiamo tutti i fans del premio Simpatia, ecco qui un saluto signora Franca. Bene, allora sono contentissima di tutto ciò. E con questo saluto e arrivederci alla prossima edizione. E io vi ringrazio sempre di tutto, un saluto dal salutatore, premio Simpatia e le Pertica. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao.